Salve da Grobalanti, oggi a casa, ma la mia casa è predisposta anche per fare picnic. C'è un po' di vento, preferisco stare a casa. Tanto c'ho il focolaio, la brace è già pronta per l'arrosto, poi c'ho antistante uno spazio di 40 metri quadrati. Adesso sto preparando la prima tradizione, vuol dire la frittata con gli asparagi selvatici. L'olio è bello bollente, adesso versiamo, vedete, e cominciamo a fare il frittatone. Ne seguirà un altro con salsiccia e ricotta locale. Ecco qua. Alziamo la fiamma. Per girare la frittata non mi voglio bruciare, se no farò la fine di Gianni Morandi. Oggi voglio stare tranquillo perché c'è la telecamera molto vicino e quindi non voglio fare casino. Sfrutto questo piatto, vedete, come si possa vedere, e la verso in questo modo, vedete, sul piatto. Che frittato, vedi quanto olio che c'era ancora? Spostiamo la padella, abbassiamo la fiamma, importante. Poi si può mettere un altro piatto sovrapposto, così, vedete? E facciamo scolare nella padella l'olio in eccesso. Vedete? Dopodiché tolgo il piatto, non vi preoccupate che quelle cose andranno bene, e sovrappongo questo di legno, questo pianale di legno, perché mi viene più comodo, non brucia troppo, ecco. Facciamo, vedete, una sola girata, top! Ecco qua, e abbiamo girato la nostra frittata. Vedete come si presenta bella? Rimettiamo sulla padella e riversiamo la nostra frittata. Andiamo da un punto, la facciamo scivolare così. Ecco qua. Abbiamo evitato la scottatura di questi tempi perché è veramente un periodo difficile. Evitiamo il strafare. Ok? Ci siamo. Adesso riprendiamo il nostro, possiamo chiudere così. Eccoci qua, ci siamo. Adesso possiamo prendere sempre il pianale, in questo caso lo possiamo mettere direttamente, vedete, sulla padella, in questo modo. Visto che è abbastanza asciutta, dovremmo riuscire adesso a girarla. 1, 2 e 3. Ecco qua, questa è la nostra frittata che mettiamo in questo bellissimo piatto, la facciamo scivolare, voilà, il frittatone è pronto. Adesso ne facciamo un altro con ricotta e salsiccia, ecco. Vedete che frittatone? Dopo la frittata con gli asparagi, un'altra tradizione è quella di fare la frittata con la salsiccia nostra piccante calabrese. Questa è la salsiccia di quest'anno. Togliamo prima il budello, ecco che forse è meglio. Poi, se volete, può essere tagliata anche in questo modo, vedete? In modo da renderla spolparla, ecco, sgranarla in qualche modo. Ecco
Questa è una frittata molto rustica pure, anche se la ricotta è delicata, ma ricotta locale, quindi sapori sempre nostri, nostrani, senza aggiungere Juster e cose strane, dico. Chiaramente, ecco, adesso io ho messo già le uova, ho sbattuto più o meno 5 uova. In questo caso possiamo già mettere le uova dentro questa ciotola più grande, in questo modo. Dopodiché possiamo già mettere anche un po' della ricotta, vedete? Anche la ricotta la possiamo sgranare un po', prenderla più sgranata, più a pezzettini. Ecco qua. E possiamo già mettere la ricotta dentro. Dentro le uova. Mettiamo un altro poco poco. Più o meno vanno bene anche 200-300 grammi di ricotta, ecco, più o meno. Ecco qua. Si possono aggiungere già i pezzettini di salsiccia. Ho già salato le uova prima. La salsiccia va bene più o meno anche 200 grammi, ecco così. E si va avanti, poi faremo vedere a finire la nostra frittata. Ecco. Ecco, l'olio adesso è pronto, possiamo mettere a calare il nostro composto della nostra frittata caratteristica con salsiccia piccante calabrese e ricotta locale. 5 uova, di quelle buone, chiaramente, quelle fresche, 250 grammi, diciamo che 200 grammi di salsiccia e 300 e passa grammi di ricotta locale. Facciamo andare. La prima cosa che devi fare è una schiacciata veloce, altrimenti poi rimane non uniforme, ecco. Lasciamo andare per qualche minuto e faremo vedere poi a finire la frittata con ricotta e salsiccia. Nel frattempo vedete il nostro focolaio, la brace si sta ovviamente preparando, quindi bellissima brace anche di legna di olivo, con altra legna anche giusta per fare l'arrosto, ecco. Possiamo spegnere la nostra frittata, sovrapponiamo sempre questo pianale rotondo di legno e possiamo tranquillamente fare il solito movimento di prima. Ecco le due frittate, quella con la salsiccia piccante ricotta e quella con gli asparagi selvatici raccolti a Prato Valerio nel mio bosco di eucalyptus. Adesso si parte con la carne. Ecco la carne che adesso metteremo in questa ciotola, vedete? Faremo in modo che ci siano già tutti gli ingredienti, le spezie praticamente, in modo da renderla già con aromi, ecco. Adesso si può aggiungere un po' di rosmarino, vedete? Mettiamo anche un po' di olio, in questo modo. Cominciamo a mettere dei profumi. Un po' di sale, io faccio tutto insieme così mi trovo meglio dopo. Ecco qua, saliamo un po'. E possiamo mettere anche queste spezie di tante cosette, di... Insomma c'è un po' di tutto qua dentro, pepe, origano, c'è un po' di tutto. Ecco qua, mettiamo la roba. Un po' di olio, ci sono anche delle costine e abbiamo anche del capocollo.
rifacciamo in secondo momento. Adesso ci preoccupiamo di questa parte qua, ecco. Mettiamo anche un'altra costina e mettiamo solamente un pezzo di capocollo, ecco. Il resto lo faremo dopo. Facciamoci una mezza girata, anche in questo modo. Ho predisposto la griglia, il fuoco è anche vicino, poi mano a mano si può mettere sempre un po' di brace. Adesso io comincerò a mettere, vedete, tutte le costine, le alette di pollo, mettiamo pure questa bellissima fetta di capocollo. Ancora delle costine, alette di pollo, la griglia è molto grande, quindi alla grande. Chiaramente io ho un bel po' di gatti, tre dei quali sono addirittura incinti, quindi rischiamo di fare una bella cucciolata fra poco, non me l'aspettavo così tanti, ma troveremo anche una sistemazione per questi gattini. D'altronde non si può condannare la natura, insomma, ci siamo dentro, bisogna in qualche modo aiutarli, ecco. Chi aiuta gli animali, sono convinto che siano anche persone che possono aiutare il prossimo. Ecco, finite alcune tradizioni da Michele Expert. Adesso sono nella piccola cucina distante. Adesso esco fuori, preparo un banchetto nel mio androne di casa. Quest'anno è andata così, evito di andare a cercare altri luoghi, meglio così. Vedete? Abbiamo la nostra sciuncata locale, vino di tipo Magliocco, funghi misti della Sila sott'olio, la lasagna le lasagne che sono rimaste da ieri, quindi la riserva, ecco, l'avanzo, ma ovviamente ancora più buone. Poi abbiamo la frittata con ricotta e salsiccia piccante calabrese, il frittatone con gli asparagi, abbiamo arrostito delle costine e del capocollo, ecco, delle olive verdi, un po' di peperoncini di quelli veramente piccanti. Abbiamo anche il lardo di colonnata, se volete anche gustarlo, della sardella piccante con le cipolline appena raccolte sul terrazzo. Beh, si può mettere ancora altra roba. C'è tanta altra carne che si sta cuocendo mano a mano, anche per i miei gatti. Allè. Poi si può aggiungere anche un po' di formaggio, volendo un po' di capocollo, ma obiettivamente parlando, la lista sarebbe veramente molto molto lunga. Ci fermiamo qua, pure troppo. A voi tutti una buona Pasquetta da Michele Expert.